anche oggi, amici di Rete 8, vi saluto dalla vecchia Marina di Roseto insieme al nostro chef Gennaro D'Ignazio. Buongiorno a tutti. Bentornato Gennaro, e oggi ci preparerà un piatto veramente facilissimo, interessante, ma soprattutto polifunzionale. Poliedrico, lo possiamo utilizzare per i nostri, diciamo, piatti natalizi, e vi anticipo anche che questa ricetta che vi presenteremo sarà presente sul prossimo inserto che il centro dedica alla cucina natalizia, quindi ci saranno veramente tante proposte perfette per preparare il vostro pranzo di Natale e anche il pranzo, il cenone della vigilia. E il nostro Gennaro ci presenta questo piatto, raccontacelo Gennaro. Allora, come anticipato, è un piatto veramente facile, che anche questo deriva dalla tradizione, diciamo, più dell'entroterra abruzzese, okay. Perché poi noi l'abbiamo un attimino modificato, mm-hmm. E abbiamo aggiunto questa cosa buonissima, okay. Che a mio avviso è il principe delle coste abruzzesi, e che è la panocchia sgusciata. Quindi prestate molta attenzione, perché il nostro chef adesso ci presenta questa ricetta. Dicevamo, è un piatto classico, di tradizione più dell'entroterra che del mare, però noi l'abbiamo arricchito con le panocchie sgusciate, e quindi diciamo è un pasticcio, così si chiamava, un pasticcio di patate e broccoli con le panocchie e l'aglio bruciato. Perfetto. Quindi iniziamo subito l'assemblaggio. Quindi abbiamo bisogno di Gennaro, giusto per fare un piccolo, tanto gli ingredienti sono veramente pochi e veramente semplici. Panocchie ovviamente sgusciate. Ricordaci il segreto per sgusciare le panocchie. Le panocchie ovviamente per fare in maniera che rendano bene bisogna sgusciarle a crudo. Okay. Che è un'operazione che più sono fresche e più sono difficili da sgusciare, quindi bisogna abbatterle. Okay. E poi riusciamo a sgusciarle. Certo, tagliandole sul lato, diciamo, riusciamo un attimino a sgusciarle bene, come si vede che ci hanno ancora addirittura gli occhi sulla coda. Poi abbiamo i broccoli, nostri broccoli che abbiamo precedentemente sbollentati. Sì. E poi abbiamo le patate che ci ha regalato il nostro chef Franco di Mamma Rossa, che salutiamo, il nostro grande chef, grande amico Franco. Grazie Franco. Ovviamente patate di Avezzano, siamo in Abruzzo. Assolutamente. Sono veramente meravigliose. Di varietà Adria, quindi proprio migliore, veramente. Quello che più piace pure a Franco, quindi abbiamo reso onore a questo gemellaggio tra mare e mondi. Eh sì, che meraviglia, che bello. Allora, okay. Dicevamo che il tutto è semplice, okay. Consiste nel mettiamo, dobbiamo amalgamare le verdure con l'olio bollente e quindi con l'aglio bruciato al punto giusto, che ovviamente. Meraviglia. E che lo faremo insieme alle panocchie. Ecco, dicevamo che questo è un piatto polivalente, polifunzionale, perché poliedrico, viva gli aggettivi, certo. Perché può essere utilizzato in mille modi, quindi dicevamo sia come antipasto, giusto Gennaro? Assolutamente, magari anche? Ma anche come, diciamo, come accompagnamento di secondo principale, o addirittura proprio come secondo, perché a piatto fatto poi vedrete che è un, diciamo, certo. Patate a parte, è bello, quindi, consistente. Diciamo che la differenza poi la fa la quantità, quindi se vogliamo presentarlo come antipasto magari utilizziamo una quantità inferiore. Sì. Come secondo piatto magari possiamo abbondare un po' di più, e come accompagnamento, insomma, ci direi tu come regolarci. Sì, certo. Allora, che facciamo Gennaro? Procediamo con l'assemblaggio, facciamo una prima, diciamo, un primo miscuglio tra le patate. Due forse, per come vedete, sì. Quindi le patate le abbiamo praticamente lessate. Lessate, sì, 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 solo lessate. Belle lessate, perché poi li dobbiamo, diciamo, amalgamare a mano, quindi. E quindi andiamo con i broccoli. Anche questi lessati. Questi lessati, è ovvio che, diciamo, è sempre a come piace di più, diciamo, come tipologia di cottura, però devono deve essere cotte, se no non riusciamo poi a, quindi gli diamo una, ecco, queste facciamo una piccola, prepariamo per poi metterci sopra, come dicevo, olio e panocchie che faremo dopo. Ok. Quindi, ecco, il tutto deve essere anche morbido, perché deve avere la possibilità di amalgamarsi, quindi di mischiarsi bene. Certo, perché poi, diciamo, ci dobbiamo lavorare bene bene. Con le mani dovremmo farlo, di gomito. Eh sì, sì, diciamo, volendo, questo qui insomma, è con i guanti si potrebbe anche fare a mano. Dico sempre utensile, sì, diciamo. Del quale utensile, non so come pronunciarlo. Ci sono forse due scuole di
di pensiero. Comunque, non possiamo fare a meno delle mani in cucina, è vero? Cioè, nel senso, proprio ci sono delle operazioni dove bisogna utilizzare le mani e basta. Pensiamo anche all'impastare. È fatta. Ok. Quindi procediamo con la preparazione dell'intingolo, diciamo, per il condimento. Quindi perfetto. Torniamo ancora con olio. Qui andiamo sull'abbondante perché è l'unico condimento ed è quello che poi renderà il piatto un pochettino più, diciamo, più pastoso, più... Quindi abbondiamo con l'olio, sì, perché poi, ecco, diciamolo sempre, l'olio d'oliva fa bene, veramente tanto bene. È un prodotto ricco di salute. Ecco, utilizziamolo perché male non fa. Assolutamente. Allora, accendiamo. Io dico sempre, se proprio dobbiamo risparmiare necessariamente calorie, ma se proprio è necessario, magari togliamo una fetta di pane ma aggiungiamo un cucchiaio d'olio. Allora, scusate, aspetta, dobbiamo preparare anche l'aglio, ovviamente. L'aglio lo andiamo ad utilizzare con la camicia o senza? Questo no, qui facciamo, lo puliamo e lo facciamo a fettine, non deve essere piccolissimo. Se si vede non guasta, poi vale sempre la regola generale. Se uno vuole lo mangia, a gusto, altrimenti sì. Altrimenti no. No, questo qui, diciamo che fatto così, proposto così, si mangia. Buono, io anche mangerei. Perché con diciamo, proprio la riuscita del piatto è proprio il dolce della pannocchia con l'aglio, col forte dell'aglio proprio. Io è adoro una... l'aglio e la cipolla. Allora, andiamo con l'aglio. Okay. Che deve soffriggere, giusto? Sì, 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 deve soffriggere. Che adesso lo facciamo andare e poi mettiamo le pannocchie. Okay. E aspettiamo che vada via l'acqua delle pannocchie per fare in maniera che cambia colore l'aglio. Okay. Ed otteniamo quello che... Vai, procedi. Ecco qui, andiamo con... Un pochettino di prezzemolo ce lo mettiamo subito perché va ad alleggerire l'effetto detonante proprio dell'aglio. Sì. Ok, detonante. Sì, però non subito. Aspettiamo che soffrigge un po'. Con la magia delle piastre a induzione hanno dei tempi veramente molto, molto brevi rispetto al gas normale. Sì, sì, sì. Poi infatti... io dico sempre, se dovessi fare la cucina nuova, e vorrei tutte piastre a induzione, ma per un semplice motivo: si puliscono in una maniera meravigliosa. Ma poi, diciamo, queste non vanno in escandescenza, quindi il procedimento è fisico. Sì, assolutamente. Però, ecco, come sentiamo adesso, è nemico... Però sa che consumano anche tanta energia. Sì, ed è nemico dell'acqua. Quindi facciamo così, togliamo subito... Ah, dobbiamo togliere l'acqua? Eh sì, se no... ecco qua. Che succede se no? A parte che si può bloccare. Ah, ok. Sì. Ma poi sentiamo questo rumore che non... Ok. Ok, allora, facciamo così, intanto mettiamo... Questi sono i piatti che mi emozionano, Gennaro, quelli semplici, con i sapori decisi, che meraviglia, ecco che qua. Tutti possiamo rifare a casa. Adesso mettiamo subito, così raffredda un po' l'olio, sì? E ferma un attimino la rosolatura del... Ok, altrimenti tende a bruciare. Sì. Dai. Anche se qui deve essere un po' bruciato. Sì, sì, cioè, sì, sì. Deve qua diciamo che l'unico aspetto un po' difficile di questo piatto è tenere a bada proprio diciamo, il colore dell'aglio. Ok. Ecco, ci mettiamo un po' di prezzemolo. Ah, che profumo, Gennaro. Amici, mi dispiace che non potete sentire il profumo, io lo dico sempre. Eccolo qua. Che meraviglia. Eh sì. Sì, pannocchia e aglio. È ma proprio... quanto stanno bene insieme. È un matrimonio duraturo questo. Intanto vado con un po' di sale. Sì. Broccoli e patate. Perché così riusciamo un attimino con l'olio bollente poi. Sì. Eccoci qua. Adesso dicevo, bisogna farlo andare. Ecco, tutto questo vapore... Questo che vediamo è vapore, è l'acqua diciamo, del pesce che si sta asciugando. Ok. Ecco, sono curiosa di vedere poi come andrà ad inserire le patate con i broccoli. Io lo mettiamo sopra e facciamo il pasticcio, continuiamo. Gennaro, quindi questo piatto praticamente è perfetto anche come contorno o come ripieno? Assolutamente, per fare le verdure ripiene è ottimale, dipende
non va bene per lunghe cotture, perché se no magari poi andremo a perdere, però è assolutamente ottimale. Sì, ci possiamo fare anche una specie di arancina volendo, no? Facciamo una panatura, una crocchetta. Assolutamente, eh? Assolutamente, sì sì. Che meraviglia, quindi vi stiamo dando... dato un'idea. Vedi? Quindi vi stiamo dando tante ricette, cioè nel senso noi vi proponiamo una base, ma poi voi la potete rivisitare in mille modi. Che bello! Ecco, vedi, si sta asciugando, bello. Dobbiamo stare attenti, perché soprattutto con le piastre in dusione, sì, diciamo la parte vede, tende ad appiccicarsi sul fondo della padella. Sì. Okay. Qui stiamo usando una padella teflonata. Però diciamo che io questa... adoro questa crosticina che si fa sul bordo, no? Quando cucino io la mangio sempre. Il caramello di cucina, questo sì, è proprio... è una cosa meravigliosa. Assolutamente, assolutamente. Vedi, questo è quello che dici tu. Sì. E deve fare così, sì. Io adoro il cibo e la cucina. A posto, ci siamo. Adesso il tutto glielo versiamo sopra. Ah, ma che meraviglia, Gennaro. No, vabbè. Ecco qua. Io posso svenire di fronte a questo piatto, eh? Cioè ti prendi la responsabilità. Svenimento in diretta, in trasmissione. E qua continueremo a fare il pasticcio piano piano. Adesso magari... Che meraviglia! Chef, questa è una meraviglia. Sì, 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 l'odore meraviglia è proprio... Meraviglia pura, allo stato puro. L'odore è veramente... Ecco, veramente... Questo sarà uno dei piatti che secondo di sicuro... Le massai a casa. Sì, ma infatti ecco, sarà presente, ripeto, anche sul prossimo inserto che il centro dedica alla cucina di Natale. Ma sì. Che meraviglia. Questo è perfetto per le nostre amiche che ci seguono da casa e per i nostri amici, perché insomma noi diciamo sempre le signore, ma sai che ci sono tanti uomini bravissimi come te a casa che cucinano? A casa cucino sempre io, non è che... È fortunata la signora, che salutiamo. Ecco qua. Non ti stufi mai di cucinare anche a casa? Sì, mi stufo, però diciamo però che non è... Però ti tocca. Ecco qua. Ed eccolo qui, il nostro... È più buono pasticcio. Che bello. È vero, ne sono certa. Grazie Gennaro per questo video. Grazie a voi. E grazie per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani. In caso di malattia da reflusso gastroesofageo si consigliano i pasti piccoli, frequenti e lontani dal sonno. Pasti piccoli sono più digeribili.